Quest'anno la quinta edizione del concorso dedicato alle vittime sul lavoro in memoria di Antonio Galvano è stato organizzato come un momento di riflessione nelle classi di tutti gli ordini, rimandando a tempi più sereni la giornata di studi. La giornata di riflessione per gli alunni si è tenuta il 27 maggio 2021. In questa data tutte le classi hanno dedicato almeno 2 ore alla riflessione sul tema e alla realizzazione di un prodotto per partecipare al concorso che ha avuto come tema la sicurezza del lavoro. I lavori presentati consistono in un elaborato di qualsiasi tipo, grafico, poetico, slogan e digitale e realizzato con qualsiasi tecnica. Gli elaborati realizzati in forma individuale o di gruppo sono stati giudicati in base all'ordine di scuola, indipendentemente dalla tipologia, da un'apposita commissione presieduta dalla dirigente secondo i criteri di aderenza al tema, originalità e chiarezza del messaggio. Dopo un'attenta analisi con condivisione delle riflessioni, all'unanimità vengono individuati i seguenti vincitori. Vincitore infanzia, Plesso Gardenia, elaborato collettivo Mani che si aiutano. Vincitore infanzia, Plesso Fresie, college collettivo La mia scuola si cura, classe terza B. Vincitore primaria, primo classificato Nathan Quito, seconda A, elaborato grafico. Secondo classificato Siria Trimarchi, quinta C, filastrocca. Terzo classificato, classe prima, elaborato grafico collettivo. Vincitori secondaria di primo grado, primo classificato, videomessaggio collettivo, classe terza C. Secondo classificato, Gabriele Trimarchi, prima C, ebook. Terzo classificato in exeguo, Nisi Luigi, prima A, contesto poetico, e parla greco Ginevra, Gianfaldone Melissa, prima D, elaborato grafico. Gli sponsor di questa quinta edizione, la Fisiorem, qui in presenza signor Francesco, che appunto porta anche i saluti del capofamiglia, ma anche per dimostrare quanto la Fisiorem è vicino a queste tematiche. Io devo ringraziarvi perché non si smetterà mai di parlare di sicurezza sul posto di lavoro e devo dire sono orgoglioso di essere qui in questo momento a poter tentare di sensibilizzare sia i lavoratori che le loro famiglie e soprattutto le imprese a quello che è un vissuto come un problema. La sicurezza perde troppo tempo, costa troppo, però salva le vite umane. E dunque grazie a voi perché portate avanti questo impegno nel migliorare la sensibilità su questo tema che sconvolge la vita delle famiglie. In Italia ci sono più di 1000 morti l'anno, non è possibile, è una vera e propria guerra. Fisiorem ha sposato questo progetto, sono orgoglioso di essere il direttore di Fisiorem, soprattutto in questa occasione, perché una società che si occupa di salute al livello di Fisiorem è sempre più frequente che possa incontrare persone traumatizzate, ahimè, anche nel mondo del lavoro. Quindi grazie a Fisiorem e grazie a questo premio straordinario. Magari mi tolgo la mascherina, così mi sentite meglio. Vi ringrazio appunto di essere venuti e cercheremo ecco di non dilungarci, di essere snelli e di farvi apprezzare quello che i nostri ragazzi ci presenteranno è anche il momento che è la premiazione appunto del bando del primo Galvano dell'anno 2020-2021. Lascio la parola subito alla presidente del nostro consiglio d'istituto che è anche la promotrice dell'iniziativa. Grazie a tutti per essere qui. Più che la promotrice sono molto brava a voi, vi ringrazio sempre per la disponibilità.
e per l'affetto al premio. E possiamo dire che nemmeno il Covid ci ha fermato e quest'anno per la quinta edizione abbiamo trovato una soluzione più slim, però devo dire che è stata una soluzione bellissima, perché i lavori che sono arrivati sono tantissimi e ognuno di loro, ogni ragazzo, ogni singolo elaborato trasmette un messaggio bellissimo. È un grande piacere avere anche l'orchestra scolastica, hanno fatto salti mortali perché fra Covid, fra mancanze di prove, ma devo dire che sono bravissimi lo stesso e ieri nelle prove mi hanno fatto emozionare. Potete godere anche voi di questo spettacolo. Maestro. I bambini riceveranno per ogni sezione un gioco didattico in più dei libri da mettere nelle librerie della scuola. I ragazzi adesso ci faranno ascoltare un mambo rock ed è un ensemble di chitarra e clarinetti seguiti dalla professoressa Santina D'Amico, è nascosta ma c'è, eccola. È il professore Paolo Cantini. Di studi con i ragazzi, quindi bravo anche alla maestra che ha guidato questi bambini.
di Brahms, quindi il repertorio classico. Quindi simbolicamente la classe vincitrice dell'anno scorso donerà alla scuola al corso di musica questo basso elettrico, però dietro, lo vogliamo girare questo basso, porterà una targa, primo premio, premio collettivo terza C dell'anno 2020-2021. Ok, ragazzi, questi sono dei piccoli gadget per voi, ora ve li distribuite voi stessi, ok? Grazie a voi. Allora, chiudiamo in bellezza, però mi sembrava doveroso fare un piccolo accenno. Non so se la maestra e la professoressa Munafò mi vuole raggiungere. Ne parlavamo qualche giorno fa e gli dicevo: Donata, guarda, sembra fatto apposta. Il caso ha voluto che un altro papà di questa scuola fosse vittima di un incidente. Sta lottando, è giovanissimo anche lui, e il bambino frequenta la nostra scuola. Quindi quando si dice il tema è un tema sempre attuale, ahimè le cronache sono
sempre piene di queste triste notizie, ma la cosa incoraggiante è che questo ragazzo comunque sta combattendo, e quindi, non lo so, simbolicamente un applauso per... tratto da Nicola Piovani, eseguito dall'orchestra scolastica, e che dirvi, buon ascolto e poi per i saluti finali. Naturalmente invitati, e vi faremo sapere il bando 2021-22. Grazie. Grazie al tutto il Consiglio d'Istituto che sostiene le iniziative della scuola, grazie a voi genitori che nel Consiglio siete rappresentati, grazie ai nostri docenti di strumento, Gabriele Bosco. I miei piccoli di prima, i violinisti emergenti, per loro è la prima esperienza in tutto. Il professore Fausto Campisi, la professoressa Sidine D'Amico, prego, se volete prendervi anche voi l'applauso. Grazie di essere stati pazienti, malgrado appunto questo cambio di programma, grazie a tutti i docenti di tutti i tre settori che impegnano, molti sono anche presenti. Vi posso solo anticipare che aspettiamo conferme ufficiali della prossima riunione del Consiglio d'Istituto, ma abbiamo già come staff individuato la data per la fase scolastica, che sarà il 29 aprile, quindi a cavallo proprio diciamo guardando la festa nazionale del lavoro, che è il 1° maggio. Ho finito? Grazie a tutti, vi prego di seguire con calma, di uscire pian piano. Grazie. Siamo giunti finalmente, abbiamo trovato una data, Covid permettendo, che ci ha fatto
realizzare questo momento di incontro, che è stata l'occasione per premiare i vincitori della quinta edizione. Professoressa Munafò, un'edizione molto sentita perché ha coinvolto tutta la scuola, e posso dire che anche, come ho già detto prima durante la presentazione, ogni elaborato ha trasmesso un messaggio veramente importante. Sì, devo dire che malgrado il Covid, in queste due edizioni abbiamo cercato di ottimizzare le forze e di non arrenderci, perché questa è stata un'edizione, diciamo, molto partecipata, ma anche la precedente, fatta in piena prima e seconda ondata, è stata comunque un'edizione fortemente voluta dalla nostra scuola, dalla dirigente, dal consiglio d'istituto. È stata un'edizione che ha visto i ragazzi partecipare con una giornata intera di studio e di lavoro all'interno delle proprie classi. Questo ha consentito ai ragazzi di partecipare tutti, e quindi gli elaborati sono stati vari, di vari tipi. I ragazzi hanno avuto libertà di esprimersi con le diverse forme grafico-pittoriche, ma anche poetiche, digitali, e anche i premi che sono stati dati hanno interpretato queste diverse forme di espressione, perché è stato premiato per esempio il primo premio, che era un videomessaggio, ma il primo della secondaria. Il secondo era un ebook, poi ci sono state premiate poesie, cartelloni, singoli disegni, quindi c'è stato spazio per tutti e tutti i ragazzi hanno partecipato con grande sensibilità a questa iniziativa. Possiamo dire ufficialmente un arrivederci alla prossima edizione? Sicuramente, aspettiamo, ecco, che il tempo si distenda e fra aprile e maggio speriamo di essere di nuovo in pista per il prossimo premio Galvano. Luana D'Orazio, mamma di un bimbo di 5 anni, morta all'età di 22 anni. Originaria di Pistoia, viveva con un genitore e il fratello. Lavorava presso un'azienda tessile del distretto di Prato da circa un anno. La mattina del 3 maggio è rimasta invitata nel rullo dell'ordito. Dopo essere stata trascinata sul rullo, è morta su colpo. Accanto a lei c'era un collega girato di spalle che riferisce di non aver sentito gridare aiuto. Solo quando si è voltata ha visto quello che era successo. L'allarme è scattato subito. Sul posto sono arrivati vigili, carabinieri e sanitari, ma i loro soccorsi sono risultati vani. Il macchinario è stato sottoposto sotto sequestro per controllare il funzionamento dei dispositivi di sicurezza. Quello delle morti sul lavoro è ormai una strage quotidiana. Le morti bianche in Italia sono ormai troppe e sono spesso legate alla mancanza delle misure di sicurezza. In sostanza, muoiono 2 persone al giorno mentre svolgono il proprio lavoro. Ancora oggi si muore per le stesse ragioni allo stesso modo di 4 anni fa, il giorno in cui perse la vita non è campano. Non sembra cambiare nulla nonostante lo sviluppo tecnologico dei macchinari e dei sistemi di sicurezza. Tra Prato e Pistoia è il secondo infortunio mortale in un'azienda tessile quest'anno. Il 2 febbraio, Sergio Ciaballaro, di 3 anni, aveva perso la vita schiacciato da una pressa. Il 29 aprile un altro è ceduto nel deposito di Amazon Alessandria, investendo 6 persone, causando la morte di una persona e 5 feriti. Nelle stesse ore, nel porto di Taranto, ha perso la vita un turista di 49 anni, precipitato sulla panchina. Mattia Battistetti, 23 anni, operaio edile, è invece morto sempre il 29 aprile schiacciato da una gru in un cantiere a Monte Belluna. Altre 3 vittime si sono registrate nel mese di maggio nella provincia di Bergamo.
Maurizio Britti, 46 anni, il 6 maggio, è rimasto schiacciato da un blocco di cemento caduto dall'alto. Marco Oltrati, 52 anni, l'8 maggio, è precipitato all'interno di un candele di un centro commerciale. Sergio Persico, 53 anni, un artista, morto il 17 maggio, schiacciato da un mezzo pesante retromarcia nella sua stessa vita. Bisogna investire sul futuro dei giovani, offrendo loro la possibilità di un posto sicuro e dignitoso. Con la tecnologia che ha fatto passi da gigante, dobbiamo garantire standard minimi di sicurezza.